Buongiorno ragazzuoli, allora la Serie A regala sorprese anche sta settimana, sconfitta della Roma in casa con l'Empoli, sconfitta dell'Atalanta contro il Torino, partita bellissima, almeno dalle immagini che ho visto io, combattuta con tante occasioni da gol, un rigore sbagliato dall'Atalanta. Quindi partita che regala spettacolo, però vince il Torino, squadra criticata aspramente dai tifosi per la vendita di Bellanova proprio all'Atalanta, però il calcio alla fine sono sempre 11 uomini contro 11 uomini e lo spirito di questo Torino è uno spirito che mi piace molto. Vanoli è un altro allenatore che secondo me sa il fatto suo. Detto questo, oggi ritorna la nostra Juventus. La conferenza stampa di Motta è stata una conferenza stampa bella, umana, dove fa trasparire proprio il suo entusiasmo e la sua felicità di essere alla Juventus, cosa non scontata. Motta mi sta piacendo come persona, sono sincero. Poi spero che come allenatore sia molto meglio della persona, perché alla fine, come si dice, contano i risultati. Quindi spero stasera di vedere una Juventus con la stessa applicazione e coraggio vista contro il Como. Sul fronte mercato, appena andrà fuori Chiesa, la Juventus si butterà a capofitto su Sancho. Per Koopmeiners ormai credo che sia questione di ore, perché ormai si sono spesi troppi in troppi per questa trattativa e non credo che possa ormai più saltare, quindi. E si aspetterà di fare un centravanti di scorta, perché non credo che la Juve punti su Milik, quindi. Detto questo, ragazzi, il video sarà molto breve oggi, anche perché il portacellulare mi fa degli scherzi. Dai, ci vediamo magari stasera dopo la partita. Vi mando un abbraccio, buona giornata a tutti e forza Juve sempre, fino alla fine. Iscrizione a tutti i canali della Q. Vi abbraccio.